È arrivato il momento di svapare. Svapomue. Architetto, il PUC è giunto alla fase delle osservazioni. Come pensate di organizzarvi in termini di soluzioni tecniche? Diciamo che in effetti già abbiamo dato una prima risposta a questi aspetti, in quanto il piano è stato adottato ed è un piano che risponde fondamentalmente alla valorizzazione del territorio comunale, sia del costruito che del non costruito. Vi spiego meglio. Il centro storico di Montesarchio, che è bellissimo e che ha valori storici, lo sanno già tutti. E noi ne abbiamo tenuto conto, così come abbiamo tenuto conto, diciamo, di quello che si è realizzato successivamente. Proiettiamo sul territorio delle volontà che evidentemente mirano a fare di Montesarchio maggiormente quello che già è, ovvero uno dei primi centri della Valle Caudina, il primo sicuro beneventano per quanto riguarda lo spazio di relazioni economiche e culturali. Il motivo di questo incontro è relativo ad una fase attuale nella quale si trova la programmazione urbanistica di Montesarchio, una fase molto avanzata. Noi abbiamo un PUC che è già stato adottato ed è stato già pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Campania. Quindi abbiamo ritenuto opportuno, considerato che il PUC prevede come allegato obbligatorio l'allegazione appunto delle cosiddette norme tecniche di attuazione, di avere un primo incontro, confronto con gli ordini professionali tecnici che operano sul territorio di Montesarchio per chiarire qualche dubbio interpretativo che in via del tutto naturale può nascere dalla lettura delle norme in prima battuta proposta dall'amministrazione. Si è trattato di un incontro assolutamente proficuo, abbiamo segnato quelle che in qualche maniera possono essere delle future potenziali osservazioni potranno pervenire dal mondo tecnico, rispetto alle quali cercheremo sicuramente di trovare un punto di incontro che tenga presente le esigenze che stamattina da una parte della società di Montesarchio, mi riferisco ai tecnici, ci sono state sollevate e quelle che poi sono invece le esigenze dell'intera collettività di Montesarchio, che comunque devono sempre prevalere su ogni scelta che verrà operata da questa amministrazione nel campo urbanistico.